Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Brotato. C'è l'Abyssal Terror DLC, ok, quello che volete, ma io ancora devo superare la prima difficoltà. Nello scorso episodio con il tiratore avevamo la mitraglietta, un'arma fantastica, tra l'altro di livello 4, faceva malissimo, ma il boss ci ha praticamente schiacciato. Ho capito che forse dobbiamo bilanciare di più la difesa rispetto all'attacco. O comunque, per questo primo boss sarà parecchio importante anche andare di cattiveria sul recupero della vita. Questa volta andiamo di mago. Bellissimo, fantastico. Già sono curiosissimo di provarlo. Anche se vedo parecchi malus. I danni elementali sono aumentati del 33%. Inizi con un serpente e una salsiccia impaurita, ok? I danni da mischia, meglio non farli. Stessa cosa danni a distanza e zero danni ingegneria. Perfetto, anche perché io volevo concentrarmi proprio su danni fatti magari con la magia. Io ragazzi farei una bella cosa. Abbiamo un mago, andare a utilizzare le torce, le assi, le armi, queste qui le abbiamo già viste. Andiamo solo di bacchette. Le potenziamo fino alla fine. Ovviamente sempre la difficoltà zero. Guardate che bello. Ok, facciamo pochi danni, perché l'elemento, una volta che dà fuoco all'avversario, poi sì, effettivamente nel tempo gli fa male, ma immediatamente non è che va troppo alla grande, no? Allora, vorrei partire da subito potenziando difesa, legata anche magari alla schivata, perché ci permette di difenderci. In questo caso non dobbiamo andare a fare nessun tipo di danno, se non danni elementari. Quindi sinceramente io la scimmietta la posso anche prendere. La portata è una cosa che possiamo comunque migliorare, ma in questo caso non ho i soldi. Ma prendiamoci un'altra bacchetta. Due bacchette, guardate il serpentino che bello, ce l'abbiamo sulla testa. Ecco, già avendo più bacchette, facciamo più danni ovviamente. Ovviamente il miglioramento cervello con i danni elementali sarà quello che noi ricercheremo in questa partita. Altra bacchetta. Tre bacchette e passa la paura. Dovrò potenziarle bene fino al livello 4 e forse riusciremo a fare qualcosa. Perché anche nello scorso episodio non le ho potenziate bene le armi. Potevo fare di meglio. In questo caso, avendo un miglioramento di livello superiore, andiamo su recupero salute. L'alberello me lo prendo. Un'altra bella bacchetta. Stiamo però facendo poca esperienza. E soprattutto pochi soldarelli. Di nuovo miglioramento di livello 2, quindi andiamo su furtovita. Ci conviene andare sulla schivata. La camicia a quadri è perfetta. Un mago con la camicia a quadri, bellissimo. Perfetto, prendiamo due bacchette nuove e via. Non male così, A quantità di armi siamo arrivati. Adesso dovrò soltanto occuparmi di potenziarle. Di sicuro ci sarà anche qualche altra arma magica. Più che magica, elementale. Aiaia. Ci hanno attaccato veramente lì, Allora, qui non avendo nulla da potenziare vado sulla vita. Bellissimo il salvatanaio. Altra bacchetta. Iniziano ad essere un po' più protetti. Speriamo bene. Quando arriveranno quelli davvero corazzati che ti caricano, non so se i danni basteranno,
No, la paperella non fa proprio per noi. Ci ha detto bene, danni elementari. Bella la lucertolina. Altra bacchetta magica. Il fungo ci va benissimo. Non potrò mettere torrette, cose del genere, perché andrebbero a fare comunque pochi danni. Non conviene puntare a spendere soldi per quello. Possiamo scegliere tra schivata e PS massimi. Andiamo di PS. Allora, avere un serpente in più a quello che abbiamo avuto, diciamo, iniziale potrebbe farci bene. Un'altra bacchetta. Prendo anche un altro fungo. Ce ne offro un altro, perché no? Tanto la fortuna, sinceramente, non so a cosa sia legata. Probabilmente ai drop che possono rilasciare le casse, quelle che troviamo dagli alberi. Oppure proprio la possibilità di trovare una cassa. Varia in base alla fortuna. Potrebbe essere anche quello. Aia, aia. Il maghetto non è male, eh. Un po' castrato, sinceramente, però non male. Il maghetto ha sempre il suo fascino, alla fine. In qualsiasi gioco. Allora, andiamo di danni elementari, ovviamente. Allora, qui potrei puntare a prendere tutto. Però forse mi conviene fare bacchetta, serpente e orsetto assassino. Più portata ci garantisce comunque danni maggiori. Sapete che non sembra andare male? A livello di danni, eh. Sembriamo gestirli, i nemici? Comunque sì, ragazzi, penso proprio che la fortuna vada a definire quante casse puoi trovare durante la partita, perché al momento non ne sto trovando proprio. Mi sembra un po' strano, perché in alcuni casi ne ho trovate anche tre. Però in quelle partite probabilmente la fortuna era più alta. Comunque la vita ce la levano. Anche se ogni tanto un po' di schivate le facciamo. In questo caso andiamo comunque di PS massimi. In questo caso vado di cervello. Che bella adrenalina! Questa è fantastica, una bacchetta di livello 3. E prendiamo anche questa. Mancano ancora 10 ondate, quindi ho il tempo di potenziarmi. Devo solo stare attento a bilanciare bene l'attacco. Quindi potrei anche puntare un altro po' a rubare ancora la vita con gli attacchi. Sì, per forza, le casse sono legate alla fortuna. Perfetto. Ecco, in questo caso magari la velocità di attacco. Vado di portata con gli occhiali. La lingua aliena la prendiamo. La lucertolina anche. Un'altra bacchetta livello 2. Ne abbiamo una di livello 4 adesso. Fantastica. E questa. Ecco, arrivano i corazzati. Dannazione, questi. Non è che vanno giù proprio tanto facilmente, eh. E il problema non sono loro, ma quelli che ci caricheranno fra poco.
due casse in questa ondata. Fantastiche. Ragazzi, comunque questo gioco è micidiale. Ti ci chiudi proprio. Noi abbiamo 12 di recupero salute. Dai, proviamo a non prenderlo. Questo è bellissimo però. Magia aliena. Per un mago ci vuole. Dopodiché puntiamo alla schivata. Un mago col gilet di pelle si potrebbe fare. Abbassiamo un po' i PS, ma miglioriamo la difesa alla fine e la schivata. Piglio un'altra bacchetta. Qui ce n'è un'altra, quindi posso unirne due. Occhi alieni. Ogni 3 secondi lancia intorno a te 6 occhi alieni. Che infliggono 27. Ah, ok. In base ai PS che abbiamo. Belli, belli gli occhi alieni. Ottimo, una cassa. Le bacchette comunque iniziamo ad averle un po' potenziate. Anche se stiamo parlando ancora del livello 2. Siamo all'ondata 12. Cercando di non farmi levare troppa vita e di mangiare qualsiasi cosa mi rilasciano gli alberelli, ma... Ok, la schivata è intervenuta. Contro il boss non mi va di stare fermo, sinceramente. Dopodiché, gli alberi, sì, li vogliamo, ci aiutano a curarci. Che cos'è questo? 5 PS massimi più 2 recupero salute. Allora, è un divano che ci va a ridurre la velocità. Oh, io lo prendo. Sembra un'occasione. Si nota un po' la velocità, eh. Quello è un bel bonus. Siamo a 59 di vita. Comunque si vede adesso che stanno aumentando gli alberi. E tra l'altro sono aumentate anche le casse che abbiamo preso. Quindi forse va solo in base alla quantità di alberi che riescono a spawnare. Oh, alla fine questi sì ci stanno caricando. Ma sembra che li teniamo sotto controllo. Abbiamo schivato tantissimo lì, oh. Ci hanno attaccato in 18. Conviene la portata. La scimmietta ci farà comodo. Queste armi spettrali sinceramente non so come utilizzarne, ma l'altra bacchetta me la piglio sicuro. Bracciale energetico, fantastico per noi. Ondata 14. Lo vedo aggressivo sto maghetto. Siamo estremamente lenti però. Allora, ci curiamo abbastanza, lo sapete? Da soli proprio. Questo no, verso la fine non conviene prenderlo. Adesso vorrei andare di velocità d'attacco. Un altro bracciale energetico è fantastico. La limonata la prendo e prendo anche una bacchetta di livello 2. No, potevo prendere anche il giardinetto. Dannazione, questo era ottimo.
È una bestia, ragazzi. Faceva sicuramente più casino il tiratore, eh, con quella mitraglietta. La mitraglietta di livello 4. Questo regalato è fantastico. Dopodiché, io un po' di velocità in più me la vado a prendere, ragazzi. Ma guardate che bravi. Non penso ci arriviamo comunque con i potenziamenti. Il bracciale energetico ce l'abbiamo. Il giardinetto devo prendere per forza adesso. Questa per forza. Sì, ci arrivo per prendere pure questo. Questo giardinetto poi ci sarà tantissimo utile contro il boss, perché sapremo che andando in quella zona probabilmente riusciremo a guarirci con un frutto. E comunque 61 PS non sono malaccio. Aia aia aia. Oh, ci placcano malamente. No. Curati. Abbiamo rischiato tantissimo. Porca vacca, ragazzi. Male così, eh. Combiniamo e prendiamo questa. Ragazzi, mi hanno messo un po' paura, sinceramente, all'ultima ondata, eh. Che danni ce l'hanno fatti, anche avendo tanti PS. Oh, questi non muoiono. Porca vacca. Siamo inguaiati. Parecchio inguaiati. E niente, pensavo stesse andando bene, ma mi sa di no. Oh, guardando le cose come stanno andando adesso. Meno male che ci recuperiamo la vita rubandola. Però, che cavolo. Non me l'aspettavo proprio così tanto casino. Potenziati così, eh. Cioè, devo andare per forza con i danni elementali. Ok, ne abbiamo tre adesso di bacchetta a livello 4. Prendo anche quest'altra. La voglia magica. 3 PS massimi, più 1 recupero salute, alla fine di ogni ondata. E furto vita. E calcolando che abbiamo 3 ondate, ci potenzierà abbastanza fino alla fine. Ma qua ce la facciamo a sopravvivere? Mica lo so. Perché il problema è che siamo lenti. Siamo lenti e i nemici ce la fanno proprio ad avvicinarsi a noi. E quindi a levarci la vita. A levarci un botto di vita. Rimaniamo qui vicino al giardinetto. Porca vacca, sì. E sono fastidiosi, eh. Però andiamo di portata. Altra bacchetta. Tra l'altro sono soldi precisi. Credo che uno di corazza non ci vada a difendere chissà quanto. Approfittiamo, eh. Mettiamoci vicino al giardinetto e difendiamoci il più possibile qua. Con quelli che caricano però non posso rimanere fermo. Non avrebbe proprio senso. Aiaia. Qua va a finire male. Mi sono salvato per miracolo. E infatti non mi sono salvato. Dannazione. No, ragazzi, ce la potevamo fare, secondo me.
troppo lenti. Ma non ne va bene una, ma come cavolo è possibile? Però li stiamo vedendo tutti quanti questi personaggi. Io spero che questi video vi piacciano. Lo stiamo spolpando questo gioco, eh. E è figo. Come sempre, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo che potete seguirmi su Instagram. E noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, la prossima volta lo sfondiamo il boss, anche se questa volta non l'abbiamo neanche visto. Ciao ciao.